Ciao, io sono Kirk e benvenuto al terzo episodio di Wolfenstein The New Colossus. Andiamo avanti, dobbiamo trovare Seth. Vediamo dov'è sto Seth. Più in qua, più in qua. Eccolo qua Seth, sentiamo cosa vuole. No, 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 no! Che cos'è questa cosa? Non è una cosa, Shimshon, non è una cosa. È il corpo di una scimmia scoiattolo con la testa della mia adorata siamese, Shoshana. Guardalo, Shimshon, non ti fa niente, è bravo, sai? Ho trovato Shoshana nella stanza del reattore quando abbiamo conquistato il sottomarino. Dava la caccia ai topi. Alcuni mesi dopo stava morendo di cancro all'intestino, ma io ho trovato questa scimmietta del Belize che era quasi cerebralmente morta. Ascoltami, fammi un favore, Blaskovic, abbassa quell'ascia, mi rendi nervoso. Questo non è solo il mio animale preferito, ma è probabilmente il mio. Sì, è il traguardo scientifico più importante che abbia mai raggiunto. Sì, sei importante. Hai fame? Ecco un pesciolino. Vedi, per fare un trapianto di testa interspecie bisogna A. bypassare la colonna vertebrale, e va bene. B. armonizzare sistemi biologici totalmente incompatibili, l'apparato respiratorio e Ok, circolatorio. ho capito. Risparmiami la lezione di scienze. Ma cosa sto facendo? Sono come un vecchio catch che ha avuto una giornataccia, io mi dispiace. Qualcosa per dormire, Ingle? No, no, no. Ho solo bisogno di distrarmi. Distrazione, beh, capisco, capisco. Ognuno di noi soffre in modo diverso, ma ho una distrazione che farà proprio a caso tuo, Ingle. Ecco, giorni fa Anya mi ha chiesto di costruire un poligono di tiro per la gente a bordo. È quasi finito, ma stavo facendo degli esperimenti con un vecchio drone tedesco quando quel percatte ha deciso di giocare ad Adolf Hitler e ha fatto un sacco di casino. Così ho dovuto chiuderlo dentro. Ti spiacerebbe andare lì e distruggere il drone? Poi sei libero di provare il poligono di tiro, fammi sapere se ti piace. Torna da me e dimmi cosa ne pensi quando hai fatto. Ok, darò un'occhiata. Grazie per l'aiuto, davvero. Ok, dobbiamo distruggere il drone, non ho capito bene dove, in cantina, dove l'ha perso. Andiamo a cercarlo. Allora, neutralizza il drone. Devo andare di qua. Sì, Shenzhen, ti occuperesti del drone impazzito al poligono di mi tiro? occupo, adesso mi occupo. Di qua. Apri la porta. Ecco il drone. Dov'è? Dove Devi proprio farti inseguire, eh? è andato? Dov'è? Eccolo là. Cavolaccio. Oh, preso. È che deve fare più attenzione con i suoi esperimenti. Ok, adesso dove vado? Sono incastrato qua. Andiamo su. Chiusa. Se devo tornare da lui. Eh sì, devo tornare qua. Prendiamo un po' di armi, chi è che vuole? Se tu mi hai chiamato o no? Sì, su, trovi la sua forza. Ci sono ancora molti nazisti da uccidere. Adesso ci penso io. Questo cos'è? Kit di potenziamento. Ok, potenziamo fucile, no? Usiamo di più fucile, mirino, mirino di precisione. Sì, ok. Vediamo un po'. Trofeo guadagnato. Sei tornato, Sì. Shimshon. Com'è il mio Fatto. poligono? Non mi interessa il poligono. Ah, ottimo lavoro, Ingle. Sei il migliore. Herr Blaskovic, la sua compagna Anya la stava cercando. Oh, sì. Anya ha trovato gli appunti di Caroline sulla cellula di resistenza americana a New York. La troverai nella stanza di Caroline. Ok, andiamo a cercare Senti, Carola. ha mai ascoltato i Decapper? Non di qua. Dov'è?
staremo bene qui, Caroline. Hai sempre fatto la scelta giusta. Dov'è? Anya? Eccola qua. Trovata. Vediamo se riesco a parlarci. Ok, parliamoci. Oh, mio. Riesco ancora a sentire il suo odore. Ho trovato gli appunti di Caroline sulla cellula di resistenza americana a New York. Conosco la loro posizione. Potresti cercare Fergus. Si è rimesso dall'operazione e gli ho chiesto di portarmi della nitroglicerina dal deposito munizioni, ma non è più tornato. Vai al deposito, è vicino al poligono di tiro. Dobbiamo radunare tutti e prepararci per la prossima mossa. Siamo quasi arrivati a New York. Ok, andiamo al poligono di tiro. Come farò a dirle che sto per raggiungerti, Caroline? E a svanire davanti ai suoi occhi. Forse lo sa già, ma fa finta di nulla, come me. Ok, abbandoniamo il livello, forse iniziamo a sparare ancora. Tutto bene, Fergus? Come va il braccio? Aiutami. Ti prego, aiutami. Cosa hai fatto alla faccia? Credo stia tentando di uccidermi. Ecco cosa. Ti è mai capitato di addormentarti pacificamente per poi essere svegliato dal tuo braccio protesico che cerca di colpirti in un occhio? Ho dovuto spegnerlo. È normale? Cosa dice Seth? Ha cominciato a blaterare di curve di apprendimento. Dice che devo imparare a fidarmi. Non lo so. Te lo dico, non credo che lo userò per pisciare, mi capisci? Deve essere come addestrare un cane. Ti mostri debole, lui ti morde. Quel coso deve capire chi comanda. Sì, giusto. Però tu sta lì e preparati a intervenire nel caso in cui io stia per morire. Ciao. Ok. Ci siamo. Questo è il mio ragazzo Cosma. Che bravo. Cazzo! Cazzo! Dannato bastardo! Per l'amor di Dio! Buona così. Ok, va tutto bene. Calmati. Così. Ma che bravo ragazzo. Tutto. Tutto a posto, comandante? Sì. Tutto sotto controllo. In gran forma. Riunione. Tra 5 minuti. Ho controllato gli appunti di Caroline. La cellula di resistenza di New York è nascosta in cima allo State Building. Seth, suppongo che l'altitudine mantenga le radiazioni a un livello tollerabile. Sicuramente. Comunque non possiamo semplicemente volare fin lì sui nostri elicotteri nazisti. Ci spareranno addosso. E se stabilissimo un contatto per dirgli che non devono temerci? Ho cercato, ma negli appunti di Caroline c'è scritto come contattarli. Ammetta. Allora dovremo raggiungerli via terra. Ci presenteremo come si deve. Faccia a faccia. Via terra. L'aria della città è satura di radiazioni della bomba atomica nazista. I livelli sono letali. Noi non possiamo andare senza protezione. Vabbè, Anya, ne abbiamo questa. Questa armatura protegge perfettamente dalle radiazioni. Quindi ci pensi tu? O sei diventato troppo debole? Ho sempre voluto vedere la grande mela. Fantastico. Bombatelo, lo accompagni tu? Certo, tenente colonnello. E io posso essere utile? Non lo so, ragazza. Dimmelo tu. 5 gradi a babordo e poi sempre dritto. Ricevuto, biondina. Ehi, roccia! Credo che dovrai fare attenzione ai coccodrilli. Coccodrilli? Per quanto ne so, i sotterranei di New York brulicano di coccodrilli. Non lo so. Io vengo dal Texas. Gesù Cristo.
Ok, ci siamo. Vediamo se... Uomini, donne, tutorial memoria. Nessuno grida più, ma sento ancora l'eco delle loro voci. Questo casino. 19 metri. Andiamo avanti di qua. Dove devo andare? Di qua no? Ah, mi devo infilare qua dentro. Fuoco. Ok. Ok. Ok, andiamo dritti di qui. Manhattan, New York. Fatti strada tra le macerie e raggiungi lo State Building. Prima arrivi, meglio è. Fergus, chiudo. Ok, andiamo avanti di qua, proseguiamo. Prendiamo armamenti, protezione, tutto quello che ci serve, che cosa c'è? C'ho tutto, c'ho tutto. 65, ci saranno i comandanti da uccidere, che chiameranno l'allarme come al solito. Dove sono? Uno è là. Se riesco a prenderlo. Testa, ah, bello col mirino. Ok. Andiamo avanti di qui. Però c'è un altro 27, a cavolo. Ho preso il pass qua. Ok, ho preso anche il pass. Chi che mi spara? Riesco a prenderlo o no? E muori. Ok, morto anche questo. Quanti cavolo sono? Muori. Vediamo le armi. Qui dove vado? Sono giusto di qua, proviamo ad andare di qui. Proviamo a scendere. Di qua. Raggiungi lo State Building. Io li sento parlare ma non li vedo. Dove sono?
c'è ancora uno di questi. Ma quanti cavolo. Ok. Questo è andato di qua, proviamo ad andare di qua. Eccolo il comandante. Come cazzo sei vestito? Oh. Morto, tutti morti? Secondo voi dove devo andare adesso? Dobbiamo passare di qua? Salvataggio deve essere di qua. Kit potenziamento arma. Mettiamo sempre questo. Munizioni perforanti. Sì. Ok. Questa porta qua era. Oh no, droni. Dov'è? Dov'è che mi ha sparato quel bastardo? Morto o sei vivo? Morto. Non vedo chi mi ha sparato. Ma chi è che mi spara? Purtroppo non vedo chi mi spara. Dov'è? Ah, eccolo là, bastardo. Dov'è il drone? Eccolo. L'ho preso? No. Sì, preso. Steso.
seguiamo di qua. Ok. A 47 metri. Ecco, preso al volo, morto, sì. Porca puttana, questa. Abbiamo arma, è vuota. La testa che va giù, ok. Li ho battuti tutti? Sì, sì. Ok, andiamo avanti. Entra nella metropolitana, quindi qua. Medicina, dove vado? Entra, scendiamo. Proviamo a scendere. Sarà giù di qua. No, qua non sa che non posso andare. Oh sì. Sì. Manca un bel pezzo allo State Building. Ok, caro, mi illumini la strada? C'è un cane. Quanti cani ci sono? Solo cani? Umani? No. Proviamo andare di qua. Questo l'ho sistemato. Ma porca... Ma vaffanculo. Codrillo bastardo. Ha fatto prendere un colpo. Ha fatto prendere un colpo. Non ce ne sono altri due codrilli di quest'acqua qua? Anche qua, coccodrilli. Cos'è? Niente coccodrillo. Proviamo ad andare di qua. Energia. Lì dove... Qui ci sta coccodrillo anche qua? No, cavolo! Wow! Sparandogli la testa è andato giù subito. Adesso ce l'ho anch'io questa roba. Vediamo se c'è un modo di dare energia a questo vecchio treno. C'è nessun altro, no? Andiamo avanti. Vediamo questa, magari. Ce l'ho già. Ok. Ok. Treno a energia. Devo trovare i comandi e scoprire se funziona. Dove saranno i comandi? Eccoli qua. Via. Adesso posso uscire? Ma c'è una... Due ce ne sono. Coccodrilli? Coccodrilli? Ci siete? Non ci sono. Andiamo di qua.
c'è un altro treno. Andiamo di là. Ok. Ok, io vi saluto anche per questo terzo episodio. Vi lascio vedere il filmato e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Kirk.